sono talmente felice di aver partecipato a questo festival, ovviamente perché avevo questa canzone importante, però anche per come alla fine ne sono venuto fuori, perché secondo me ne sono venuto fuori molto bene, perlomeno me lo dico da solo, ma con tutta l'umiltà del mondo, senza pretendere, cioè non è la classifica, è proprio che secondo me la gente, appunto, quello che mi dici te, quello che mi dice le persone, che il messaggio è arrivato, la canzone è arrivata, una verità che alla fine pensavo fosse solo mia, perché è nata come uno sfogo, invece mi sembra che ne partecipano un po' tutti, per cui il popolo per me è sovrano sempre, sono contento. La mia nonna, no, è stata contenta ieri perché ho chiamato il giorno dopo, perché non è che abbiamo molto tempo per chiamare, cioè qua è tutto un'intervista e puoi stare sul palco, poi vai lì di là. E la mia nonna, no, mi aveva detto di sciogliermi i capelli, perché se mi sciogliamo i capelli prendiamo più voti. Ora io non so se ieri quando passano avevo votato, ho fatto vabbè, la facciamo contenta. Sì, ho vinto il premio Lunezia prima ancora che cominciasse il festival come miglior testo, e sono ovviamente iper orgoglioso di questa cosa, e ammetto che probabilmente è stata anche una spinta in più che mi ha dato coraggio per viverla in maniera positiva, ecco. Senza sentire gare, senza sentire confronti, proprio è quei 3 minuti e 40 per prenderti il palco con la tua canzone, quindi per me è quello. La ragazza che raccoglie il momento l'ho scritta in corso, dopo che ho saputo di andare a Sanremo, perché comunque il repack è un classico, no? Il post Sanremo, però a questo punto a me non dispiace il fatto che ci sia, perché non Hollywood, lasciarla fuori sarebbe come dire non Hollywood non c'entra niente con l'album, invece non Hollywood c'entra tutto con questo primo album, con Cenerentola. E quindi volevo aggiungere anche un altro inedito, anche per i ragazzi che vanno a comprare o a ricomprare il disco. E ho scelto questo pezzo, cioè di scrivere un pezzo per Alda Merini, perché è sempre stato un artista che mi ha molto emozionato e toccato sempre dentro, perché mi lasciava l'angoscia di vivere, un po' di malessere, di tutte le cose orrende che l'hanno fatto vivere. E quindi quando uno ti trasmette queste cose, quando uno trasmette è un artista, secondo me. Per cui io Dio benedica Alda Merini, insomma. Ah, ragazzi, insomma, ascoltatemi se volete. E un saluto a tutti gli amici di Dire Giovani. L'ho detto bene, hai visto?